avuto anche dei problemi tecnici, adesso non riusciva più a puntare bene. L'anno scorso su un giroscopio si era rotto, inceppato, e allora adesso cosa hanno fatto? Non punta più nella direzione della costellazione del Cigno, Kepler, ma ha delle fasce di osservazione di 80 giorni, 88 giorni, no, 83 giorni mi sembra, e cambia sempre zona del cielo dove va a puntare, lungo l'eclittica, cioè l'eclittica è il percorso sempre appunto una zona di cielo diversa, cercando di puntare più stelle possibili. Questa è la tecnica di inquadrare più stelle possibili, di monitorare più stelle possibili in zone diverse. Prima invece si era concentrato solo su una zona di cielo. Tutti i pianeti scoperti infatti da Kepler, i 1013 pianeti confermati di Kepler, li ha scoperti tutti nella costellazione del Cigno, tra il Cigno e la Lira, perché prima era puntato fisso solo su quella costellazione. E se lei la sera osserva il cielo, è veramente un pezzettino minuscolo, e pensare che solo in un pezzettino minuscolo hanno trovato questi pianeti, adesso invece ne sta trovando altri anche in altre zone di cielo. Però non è che prima si decide dove guardare, cioè veramente si decide dove guardare dove è più facile, cioè è più facile guardare magari per determinate missioni, non nel centro della galassia dove c'è tanta polvere cosmica, dove i telescopi non vedono bene, ma in zone migliori, insomma criteri di visibilità per la nostra tecnologia, noi dove siamo più capaci di guardare bene, perché dobbiamo prima di tutto essere sicuri di quello che vediamo e di vederlo bene, per cui le zone più tecnologicamente più accessibili per noi, e poi da lì si andrà avanti, si troveranno altri criteri. Ci vorrà del tempo. Sì, molto. Grazie. Grazie a te. Damiano. Sono così tardi, io non ho dato spirare, sono questi che mi piacciono. Non posso tirare un po' di più delle funzioni, la comanderete, la voce, però via. Allora mi chiedo, se noi abbiamo scoperto i pianeti alla NASA, quanti uomini non scientifici del suo terrestre, se vengono, bello, se venite a vedere se c'è quello fibra, per esempio, per quello profilo, o qualcos'altro, che tutti i pilaggi fanno. Ecco, allora, la missione KEOPS, che partirà nel 2017, di cui ho parlato in una delle ultime slide, esaminerà proprio l'atmosfera dei pianeti extrasolari. Spettroscopia dell'atmosfera. E soprattutto ricercheranno anche nell'atmosfera degli elementi biologici, cioè dei componenti che possono essere la spia di un'attività biologica sul pianeta, sicuramente, e questo è il futuro della ricerca dei pianeti extrasolari, caratterizzarli, perché non basta dire ne abbiamo scoperti tantissimi, sì va bene, ne abbiamo scoperti tantissimi, quello è lì, ma se non scopriamo come sono, almeno, non serve. Sì, ecco, mi ero dimenticata di dire una cosa interessante che ti avrebbe interessato, magari lo sai già, che Kepler 186F, addirittura il SETI, cioè il programma per la ricerca di vita intelligente dell'universo, ha puntato quella zona di cielo dove hanno scoperto Kepler 186F, perché appena l'avevano scoperto pensavano che fosse il pianeta potenzialmente abitabile, e si sono messi in ascolto per un mese. Non hanno trovato niente purtroppo, però è anche vero che hanno detto per poter ascoltare qualche segno di civiltà extraterrestre da un pianeta così lontano, 500 anni luce, avrebbero dovuto trasmettere con un telescopio 10 volte più potente di quello di Arecibo, che era il telescopio più potente del mondo. Per cui è anche vero che magari, anche se c'è vita, se non è vita così civilizzata o una civiltà così evoluta, non potremo mai ascoltarla o cogliere i segnali. Va bene. Grazie a tutti. Allora, se non ci sono più domande, ringraziamo Alessandra. Mi veniva rispetto a quest'ultima risposta che hai dato, che potrebbe essere una civiltà troppo poco avanzata o anche troppo evoluta, che apposta perché è troppo evoluta non ha nessuna voglia di entrare in contatto con noi.
Quindi, allora vi ringraziamo naturalmente della vostra presenza e vi attendiamo alla prossima conferenza. Mi permetto soltanto di ricordarvi i prossimi appuntamenti dell'associazione, quindi domenica, non domani, domenica prossima, 22 febbraio, tempo permettendo, saremo in Corso Italia, all'angolo chiesa di Boccadasse, dalle 15.30 fino alla sera, per osservare prima il sole e poi venerdì, Marte e Giove. Sabato 14 marzo, esattamente tra un mese, ci sarà qui la terza conferenza che faccio io sulle eclissi, in preparazione anche dell'osservazione del 20 di marzo, venerdì mattina, dell'eclissi parziale di sole da De Ferrari, davanti al Palazzo Ducale. Il 19 marzo, per non farci mancare niente, siccome avevamo troppo poco da fare, inizia il corso base di astronomia che gestiamo noi. Quindi se ci fosse qualcuno interessato a tutto quello che vi ho detto fino adesso, ora che chiudo il microfono, venite e possiamo parlare. E allora, grazie a tutti e arrivederci alla prossima, a tutti i prossimi appuntamenti.